Fanabe, Orietta Channel. Che spettacolo. Ciao. Ciao. Allora, sei tu che hai fatto lo striptease ieri sera? Io ho assistito allo striptease. Raccontiamo cosa è successo? Raccontiamo cosa è successo. Dai. E l'argomento questa volta è veramente molto... caldo. Piccante, ma ti ho detto io che era caldo in spiaggia anche col costume, te l'avevo piccante, detto. Piccante, perché veramente abbiamo assistito a uno striptease imprevisto, imprevedibile in un locale pubblico, in un bar. È una goliardata divertente, ha divertito un po' tutti e siamo stati un po' testimoni di questa cosa. E vi facciamo vedere qualche immagine che abbiamo registrato. È una scena simpatica, sì, perché si sono divertiti tutti quanti, compresa la protagonista di questo spogliarello così anche, improvvisato. Anche il barista, sì. Anche il barista si è divertito, insomma, mica tanto. Anche il barista si è divertito. I presenti non sapevano più come girarsi, da che parte girarsi. Vi facciamo vedere le immagini. Volevano e non volevano vedere. No, volevano vedere, volevano. Oddio, adesso poi... cosa farà? L'hanno fermato in tempo prima di arrivare allo strip integrale. È stata placcata. È convinta a ricomporsi. E gli effetti di Tenerife. Tenerife è un paese tropicale, paraíso tropicale. Qua si mollano anche i freni inibitori, vero? Esatto. Ecco, allora vi lasciamo alle immagini di questo video piccantissimo. Naturalmente mettete un mi piace, iscrivetevi. Vai in regia col video. Facciamo notare questa scena dove c'è questo cliente che è seduto, che si gira di spalle a un certo punto, un po' imbarazzato forse dalla scena, imbarazzato e divertito, aveva vicino la fidanzata probabilmente. Sì, era per e quello. No. E ha rischiato che gli toccasse il reggiseno in testa. Sì. Del bar probabilmente
avvicina la cliente. Ha tentato di tutto, ha cercato di convincerla in qualche modo, ma non c'è stato niente da fare. Ha preso, le ha dato il vestito e lei, giù, via! Via. Ha perseverato in questa cosa. Ho cercato di spiegarle che forse proprio in un ambiente pubblico non era proprio non era il caso. Oddio, se succede in spiaggia magari va benissimo, non ci fa neanche. Sì. Però non sai cosa, non ho capito una cosa. Di solito le pagano per fare queste cose qua, no? Lei lo faceva gratis? Lo faceva gratis e l'hanno interrotta, l'hanno fermata. No. Ma che strano, succede di tutto qua a Tenerife. Ascolta, ci torniamo stasera in quel bar, beviamo qualche altra cosina? Io ci tornerei, sì. Perché ci divertiamo sempre, in qualche modo. E vai! Volevo dire che naturalmente la mia è stata una parodia, quel gesto là l'ho fatto in spiaggia, dove specialmente qua a Tenerife è una cosa normalissima, ecco, volevo precisare questa cosa. E vai! Cosa fai? Togliti la maglietta. Tenerife number one. Quando non cancellatevi. No, ricomincio da capo, è partito tardi. Ciao, due. Che ci divertiamo insieme. Oh, tutta la frase. Ciak, tre. Mi raccomando, non vi cancellate, ma iscrivetevi. Non cancellate mai. No. Ciak, quattro. Iscrivetevi al nostro canale. Oh, che ci voleva. Iscrivetevi al canale di Orietta Channel. Che anche se facciamo vagabondaggini, noi ci divertiamo. Noi ci divertiamo divertirci insieme. Speriamo di essere contagiosi. Ecco. Iscrivetevi, mettete un like, un commento, Orietta Channel. Tara 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 tara. 9 vodka e mezzo. E tutto è bene ciò che finisce bene. Ma ti dispiace se ho cercato di imitarla? Tu no, ma tu sei bravissima, tu non sei un'imitazione, sei un originale. Ah, sono un originale. Un originale. E se pensate che Tenerife sia un posto solo per pensionati, avete sbagliato di grosso, perché guardate queste non scene che abbiamo girato durante la sera, la notte. Ci sono moltissimi locali, tantissime proposte, trovi di tutto e di più. Ma sì, divertimenti a go go. The one of the reasons, the wonder of. Here she is on the tables. The wonder of. Adesso lo devi dire. Eh? Dillo. Cosa? No, ho fatto. Ah. È sabato sera.
cuscino che ha fatto male. La cervicale, non puoi far sta roba, ti rompi la cervicale. Ma che cervicale? Ma dai. Via, dormire, cammina. Andiamo, dai, no, via. Andiamo a casa. Allora, da domani sera per te l'orzo prima di andare in letto. Invece di quando usciamo ti vedi un orzo, un decaffeinato, perché dopo ti ecciti, ti agiti, ti fai queste robe strane. Poi vedi queste qua che si spogliano, che fanno lo striptease. Ma non scusa, ci sono. È l'alcol che fa quelle cose, o la droga, io no. Non ci sono più gli anziani. Sono una persona seria.